Tutti mi chiedono: Camper, come stai? Nessuno chiede: Camper, qual è il tuo video preferito? Oggi scopriremo la risposta alla domanda che nessuno gli ha mai fatto. Manca meno di un mese alla fine dell'anno, quindi ci sta fare una sorta di rewind time degli ultimi 8 anni di canale. Eh sì, perché col 1° gennaio sono 9 anni di Anub Channel. Cazzo sì. Ed è assurdo che non abbiamo 9 anni di contributi pagati, ma solamente 6, perché i primi 3 abbiamo fatto beneficenza. Questo fa molto male. Ci sono i vecchi youtuber, no? La old school che dice: sì che erano bei tempi nel 2012, si guadagnava un botto, la community era unita, non c'erano faide. Ah sì? Ma vaffanculo che non guadagniamo un cazzo, facciamo la beneficenza perché ci hanno inculato a sangue per 3 anni. Noi, ma loro i soldi li facevano. Loro sì, noi no. Non stavano dicendo bugie loro. Si stava meglio ma non si stava peggio, non è vero. Noi stavamo peggissimo. Stavamo un botto peggio noi. Comunque stiamo parlando dei nostri video preferiti. Abbiamo deciso di sceglierne 5 a testa. Chissà quanti saranno in comune. Magari ne abbiamo tutti scelto tutti. Magari ne abbiamo scelto solo 5 alla fine. Premessa: non abbiamo scelto i video più belli nel senso con più visual o che ci rendono più orgogliosi. Per dire, video di Tris ha impiegato 1 mese di montaggio, 9 ospiti, dura 27 minuti, è sicuramente un grandissimo video, forse il migliore del nostro canale, ma non è quello che ci fa ridere di più. Ah no? Non è il mio caso. Non è il tuo preferito? Detto questo, chi comincia? Tu? Facciamo così, facciamo uno ed uno. Ok, va bene. Partiamo allora dal 5° posto. Io ho più che altro un 1° posto e tanti 2° posti a pari sì, merito, quindi... Idem. 5° posto, avete contribuito anche voi stranamente a questo video. Frasi che vanno bene sia a letto sia ad un funerale. Uno dei pochi video col bollino giallo. Complimenti Giovanni, bella scelta di merda. Infatti è per quello che non ha fatto 1 milione di visual, perché c'ha il bollino giallo. Allora, su Instagram gli abbiamo chiesto una frase che vada bene sia mentre si fa sesso... 2018? Sono passati figa 2 anni? È successo tutto così in fretta. Penso di essere venuta troppo presto. Ma era un'escalation. Sono solo battute a sfondo sessuale. E io che rido come uno scemo e non si capisce una singola parola di quello che dico nel video. Bravo Giovanni, sei così anche nel 2020. Il mio 5° posto invece: tabù alcolico. Ok, ok. Penso per la intro. Per tutto, è per tutto il video. Eravamo sbronzi marci. Questo era il 2° video che abbiamo registrato quella serata. Perché prima avevamo registrato quiz su YouTube Italia alcolico. Esattamente. Quindi eravamo già belli carburati. La sambuca non era ancora finita. Vabbè, finiamola durante il video. Facciamo un altro video alcolico. Allora, Alice, ti insegno. Quella è una telecamera. Non è una webcam. Guarda come la leva. Se per caso dici una brutta cosa, tipo un dissing, andate a questo gesto qua. Poi i primi 3 minuti di video sono bloopers. Sono solo bloopers. Leo che continua a suonare. Sì. È un crescendo di disagio questo video. Hai gli occhiali storti. No. Ma dai. Wow, Giuseppe. Aspetta, scusa. No. Ho dei cactus che non mi fanno vedere. Dov'è il mio scettro? Dov'è il mio scettro? Allora. È troppo potente. Giuseppe, infatti è mio. Allora, amici telespettatori, di cosa stiamo parlando? Che istruzioni in mano. Poi era il 2017, quindi il periodo del puoi dire quel cazzo che vuoi, tanto non succede nulla. Me lo ricordo. Che belli anni. Gli anni in cui ci avete amato di più, probabilmente. Probabilmente sì, la golden age del canale. Voi ancora rimpiangete quegli anni e noi dobbiamo pagare le bollette, ragazzi. È una cosa un po' pragmatica. Prossimo video nella mia classifica è Fight List con Lever e Leo. Beh. Questo penso sia in comune perché ce la siamo visto insieme almeno 15 volte. Questo video ha 2,3 milioni di views. E non perché 2,3 milioni di persone abbiano visto il video, ma perché 500.000 se lo sono visti almeno 5 volte. Esattamente. È un crescendo questo video. Cominciamo scoprendo il gioco. Ci rompiamo il cazzo. Partiamo per la tangente. Creature fantastiche. Unicorno.
Dio! Dio! Che tu che lo devi fare? Altro video che dovrebbe essere giallo, ma non lo è. Non lo è. Vi avevamo promesso di fare un 2v2. Leo e Giova contro me e Lever. Il problema è, da quel video in poi, Lever si è trasferito a Parma per gli studi. Poi Leo è nato a Milano. Poi Lever è tornato a Trento per lavorare. Leo non è più tornato a Trento. Organizzarsi in quattro è veramente un botto difficile. Ho messo un video di Fortnite. Ok. Questa escape room non è family friendly. Sarà per caso quella in cui scade bestemmia per 2 minuti di fila? È proprio è quella! È proprio quella! Tanto scade, ce l'hai fatta o no? No. Camper, no. Perché è già sul punto in cui scade sclera? Perché me lo sono già visto un botto di volte. Me lo guardo almeno una volta a settimana. Spawn? Sì? Mi vieni a raccogliere? In che senso? Sono in una foiba. Sono in una foiba. Lo so a memoria questo video! Mi portate un fazzolettino che sto piangendo. Guarda che non ce la fa. Non ce la fa, è una spinta. Oddio, ce l'ho fatta. Raga, qui erano un'ora in cui univamo le forze di 3 persone per risolvere enigmi per bambini dell'asilo. Sì. A un certo punto succede questo. Oh, escade, mi sa che non ci arriva. Body block. Andrea, non può essere così stronzo, ma... Cioè, ci abbiamo messo 12 ore, quell'altro sta sclerando. È la mappa che stronza con me, devo scaricarmi su qualcuno. Scade non sta più parlando, Andrea. Buddy disconnected. Ha quittato. Scade è andato al lavoro, quello vero. Checkpoint. Guarda che bello. Porco te. No, chi era questo? Hai parlato sul gioco? Ha parlato nel gioco. Ha messo le cuffie sul gioco. Allora, Dio. Mannaggia voi che vi fate fare ste mappe del cazzo. Siete delle belle. Il resto lo lasciamo a voi. Cazzo, non è più tuo amico. Erano 2 minuti di Scad che impazziva. Voi dite di base i video di Fortnite sono rivolti a un pubblico un po' più giovane. La maggior parte dei complimenti per questo video li ho ottenuti da coetanei o più grandi. La cui prima domanda è: perché hai aperto un video di Fortnite? Era buono, sapevo che fare. Perché l'hai continuato? Perché mi faceva ridere. E poi a un certo punto sappiamo cosa è successo. Sì, c'era pure Omi che diceva: ah, io i vostri video di Fortnite mi riguardo. Perché guardi i nostri video di Fortnite? Anche Karen se l'era vista. Ma che cazzo. Dai, sposta di scarico. Di solito sono uno paziente, ma no, mi sta bene, no, dai. Devono sacrificarsi in due palesemente, due alla volta, per forza. Entra nel bagno, perché non me l'avete detto? Ma raga, possiamo chiuderla? Sono rotto il cazzo, va bene? Mi sono rotto il cazzo. No. C'è più voglia. 2 ore che stiamo registrando, ma non è un eufemismo 2 ore, è 2 ore, 2 ore. Bugiardo, era appena un'ora. Io ho visto la cazzo di registrazione di Audacity, erano 2 ore per davvero che stavamo registrando. Perché quella mappa, secondo me, l'avevamo pure ricominciata. Ti dirò la verità. Ah, è vero. Ma non mi ricordo cosa fosse successo, o se era buggato no, o... Avevo rovinato tutto io che avevo messo esatto. Le cose mobili. In questa mappa si potevano mettere delle piattaforme con le frecce, ok? Che ti sparavano e non si potevano più levare. Campio, dopo un'ora di registrazione, le ha messe trollando e non potevamo più andare avanti. Quindi abbiamo dovuto riavviare la mappa. Sì. E erano 2 figa di ore che registravamo, non mezz'ora. È vero. 2 figa di ore. Reazione di Scad giustificatissima. Ho sfogato. Tutti zitti. Ah, un'idea. È questo, queste, l'ho fatto. Queste. No, adesso è veramente da... Non si può più andare avanti. Sei un ma idiota. Ma è impossibile. Ma perché? Non è vero, sì che è possibilissimo. Sì che è possibilissimo. Qual è il problema? Che non puoi più entrare. Qual è il problema? Beh, in realtà uno si sacrifica. Si sacrifica. Certo. Prima si poteva fare una alla volta. Adesso 4 devono buttarsi a morire. E il quinto forse passa. Hai neanche la porta, si può prendere adesso. È il miglior video gameplay mai fatto a mani basse. Da noi. Da noi? Sì. Mai fatto da noi, sì. Il mio prossimo video è Avanti un altro con Leo e Andrea. Madonna, ho gli incubi di quel video.
Sì, montarlo non è stato bello. Un parto montarlo. Però mi sono divertito un sacco a fare le domande. Nel video, in maniera stolta, vi avevamo promesso un secondo episodio con le frasi fatte da voi. Però, se devo ripensare al montaggio che ci è voluto, è vero che tanto ormai i video li monta Gabriel. Ma se facciamo montare una roba del genere, s'ammazza, cioè. Cioè, il layout di questo video aveva richiesto un'enormità di tempo. Mi ricordo che Murri ci inculò l'idea. Sì. E ci chiese: raga, ma come avete fatto voi tutta la parte grafica? L'ho fatta così, ricreando a mano ogni singolo quadratino, ogni singola freccetta. L'ho fatto anch'io per 5 minuti, poi mi sono rotto i coglioni. Non c'è modo più rapido, vero? No. Piatta o sferica, che forma ha la terra? Piatta. Attenzione, Leo ammette che la terra è piatta. Leo terra piattista. Ma in realtà è un gioco di dire il contrario. No, Leo terra piattista. Prova inconfuttabile. Cieco sordo, Andrea Bocelli, sordo. Frizione volante, lo usi per sterzare. Frizione. Tacchetti o tacchi, li usi per giocare a calcio. Tacchi. PewDiePie o T-Series, chi ha pubblicizzato Mr. Beast? T-Series. Microfono o tostapane, con cosa registri l'audio? Tostapane. Vento. Ma mi sono visto da risposte sbagliate, sono, oh mio Dio. Leo e i suoi talenti inutili. Altro mio video preferito, anche questo con Scad, è recente. Offerte Amazon non family friendly. Contiene pure un placement. Cos'era? Non me lo ricordo più, raga. Sauce? Ah sì, era sauce. State of survival sauce. Sauce. C'è una parte che mi sarò rivisto almeno 40 volte. Ah, ok. Prendetelo. Fatelo. Un cazzo di reggi telefono. Prendetelo un cazzo. Io la prima volta che ho preso un monopattino elettrico era a Parigi. La prima volta che ho preso un cazzo ero a Parigi. Elettrico. Ero a Parigi. La prima volta che ho preso un monopattino elettrico ero a Parigi. E siccome eravamo molto tirchi, non c'era il cellino. Niente. Monopattino alle bici. Andiamo in due. Infilato partendo dalla ruota posteriore, sgasando un po'. Si capisce quando veramente rido di gusto, quando manco più riesco a parlare. C'era il trigger nei miei occhi per non riuscire a finire una cazzo di frase banalissima. Fatto sta che la soluzione era la stessa. Scusate. C'è stato il manubrio là. C'è la cosicina questa. Ma non si capisce niente. Tu non capisci niente. Ma Scad, che è perfettamente sulla mia lunghezza d'onda, mi capisci ancora prima di finire la frase. Sì, i nostri iscritti hanno bisogno di sottotitoli perché non si capisce niente. C'è la cosicina questa. Ma non si capisce niente. C'è la cordicina per stappare. Stappare cosa? Per cosa? Il monopattino alla cu. Con la carta d'emergenza che ti riesce tutto in una volta. Sono le parti in cui io e Scott partiamo per la tangente. A me fanno troppo ridere. È chiaro che lui è solo triggerato. A me faceva troppo ridere. A proposito, gruppo Telegram delle migliori offerte Amazon non family friendly, chiaramente in descrizione. Se abbiamo fatto perfino un video dedicato è perché fa ridere. Ne vale la pena. Il mio prossimo video non è su iNoob Channel, ma su Lo indovino. iNoob Live, sì. Il video dell'indovinello. Sì. Quel video, per quanto abbia fatto la figura del coglione, a me fa troppo ridere. Rientra nei video non programmati. Usciti per caso. Del resto è un estratto live. Tottaci propone il suo indovinello per entrare ad una festa. Classico gioco da Boy Scout intorno al fuoco, che non richiede nessun tipo di abilità intellettiva particolare. È quello che si dice prima di andare a dormire, che altrimenti l'autostima comincia a calare a picco, no? Why are we still here? Gabriel, che ci ha mandato il video, non sapeva in che maniera effettare e mettere zoom al video perché ancora non aveva capito la soluzione dell'indovinello. Non ve la spoileriamo, caso mai voleste vedere il video due volte anche voi, ma ne vale la pena. Ora, immagino che sia in comune il miglior video del canale a mani basse, senza ombra di dubbio, è Lever non è family friendly. Da notare
che 3 video miei su 5 hanno nel titolo la dicitura non è family friendly. E comprendono o le vero scad? Sì. 1.300.000. Questo video è un banalissimo Q&A registrato nel 2017. Il classico video tappabuchi. Ma quel giorno c'era Lever. Quel giorno Lever l'ha smurfata. C'è una parte del video, core principale, che è un'escalation di puttanate ed è per me impossibile guardarla senza ridere. Di che colore avete gli occhi? I miei cambiano grigio. Colore. Anche i miei. Anche i miei. No, i miei sono di nessun colore comunque. Io grigio diventano verdi. Io grigio diventano azzurri. Grigio diventano verdi. Grigio e basta. Grigio e basta. Triste, lei come Milano. Viola che diventa un giallo. Io se mi concentro molto, mi esce sangue dagli occhi. Faccio delle fiamme nere inestinguibili e diventano rossi. Ghost Rider. No. Ghost Rider. Amaterasu. Ma che cazzo si deve guardare? Che cartone animato su un bel dosso? Sono l'ultimo insieme a mio fratello che voglio uccidere. Che e lo ucciderò la... facendo uscire sangue dagli occhi e fiamme nere inestinguibili. Com'è l'AIDS? Ora regalatemi delle lenti a contatto certificato. Regalatemi la chemioterapia. No! Pausa! Ragazzi, voglio qualcuno mi... Notare che io ero piegato da ridere. Andrea era scomparso dall'inquadratura da ridere. Avevo mal di pancia. Non sto fingendo, ragazzi. Non sto fingendo, cazzo. Mi mancava il respiro. Avevo le orecchie che erano Bordeaux. 5 secondi devo prendere fiato. No, vai avanti. Cos'è quella cosa che quando c'è non si vede? No. Neoplasia al cervello. O il cancro. Sì. Non si può. Raga, family friendly è andato a puttare dal minuto 1 più di mese e continuiamo. Ormai è andato. Mamme con figli di 8 anni, non farli guardare questo video e non li... Sì, era la golden age. Bambino deve stare al parco a giocare. Ma al parco ci sono i pedofili. Che allora fagli vedere i nostri video. E allora continua a fare il cretino. Sì, era proprio il periodo d'oro del 2017. Quante cose si potevano dire e fare. Se caricassimo questo video qua oggi, avremmo la catena di colori LGBT come colore dei pallini del video. Rosso, giallo, viola, blu, verde, arancione, trasparente, nero, tutto avrebbe. 4 querele. YouTube che ci toglie il canale probabilmente. Bei tempi, bei tempi. Eravamo gialli come i Simpson. La qualità di inquadratura sotto le scarpe. Ma come si stava bene. Nel 2017.